Buongiorno a tutti, signore e signori, sono di nuovo Ronny Raponi da Polverige. Ed ora è arrivato il momento di nuovo di ridirò il rosario, perché ancora per quanto sembra che le cose vadano un po' meglio, però non bisogna tenere duro tutto quanto, avere la forza di andare avanti. E nella preghiera io faccio, dico un sacco di cavolate, faccio spesso scemo, quello che sia, non importa, la fede è un'altra cosa. Dirò ora il rosario ancora di nuovo per l'ennesima volta, perché la preghiera, i vaccini, ok, sono importanti tutto quanto, ma la preghiera è veramente la forza più grande che ci sia. E ricordate, Gesù diceva: laddove si riuniranno almeno due in mio nome, io sarò lì con loro. Cosa vuol dire? Che quando va a pregare è una persona, ok, ma quando sono almeno due, se di più è ancora meglio. La preghiera diventa un flusso di energia talmente grande che veramente sposta, diventa materia e sposta le cose, e sposta gli equilibri, tutto quanto. Veramente la preghiera è la cosa, è l'arma più importante che abbiamo. Se uno non sa pregare, va bene lo stesso, l'importante è un sentimento vero, grande, che viene dal cuore. Ora dirò il rosario comunque, come lo dico io. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Rimirateci, o Maria, con cui occhi di pietà, soccorreteci, o Regina, con la vostra carità, e degnatevi di impartirci la vostra santa benedizione. O Maria, madre d'amore, benedite dal cielo i loro nostri cuori. Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi figli di Eva. A te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quei occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, pia, dolce Vergine Maria. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti. Il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre, il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita al mondo che verrà. Amen. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, dimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Così sia, così sia, così sia. Angelo custode per te, per la schiera degli angeli celesti, e per voi quattro arcangeli, arcangelo Michele, che sei alla mia destra, arcangelo Gabriele, che sei alla mia sinistra, arcangelo Uriel, che stai dinanzi a me, e arcangelo Raffaele, che sei alle mie spalle. Così, così sia, così sia, così sia, così sia. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, costruisci, reggi i governamenti affidati alla pietà celeste. Amen. Così sia, così sia, così sia. Per tutti coloro che sono defunti in questa pandemia, comunque in tutte le vite, che le loro spoglie mortali possano riposare in pace da qui all'eternità. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splendi ad essi oggi perpetua, riposano in pace. Amen. Così sia, così sia, così sia. Quello che dico è soprattutto magari per la religione cristiana, ma va bene per tutte le religioni, scusate, qualcosa, un sentimento vero che viene dal cuore, tutti assieme, perché due si riuniranno, scusate, almeno due, in preghiera. La preghiera stessa, a prescindere dalla religione, diventa un flusso d'amore devastante, ed è l'unica, no, ed è la cosa più importante che veramente può salvarci. Coadiuvata ai vaccini, quello che sia, la scienza, ok, però questa è una cosa fondamentale. Buona giornata.